noi, essendo appassionati di tecnologie, tendiamo sempre un po' a raccontare la meraviglia della tecnologia. Sono ingegnere, molti di noi al CEFRI, ma anche tanti colleghi sono ingegneri, e quindi è ovvio che siamo appassionati di tecnologia. E forse uno degli errori che abbiamo fatto, quasi come comunità, non tanto singolarmente, è stata quella sempre di magnificare le sorti progressive, come si usava a dire, delle tecnologie, a volte senza avere la capacità o l'accortezza o l'intelligenza, lasciatemi dire proprio nel senso vero della parola, declinare le potenzialità delle tecnologie con quelle che sono invece poi i bisogni delle imprese. L'impresa non è che usa le tecnologie per il gusto di usarle, le usa perché deve soddisfare una serie di bisogni o deve cogliere delle opportunità. Abbiamo bisogno, credo tutti quanti insieme, di riflettere un po' su qual è il giusto percorso, non tanto per applicare una tecnologia in quanto tale, ma per aiutare le imprese a crescere, a svilupparsi, a essere anche più, si usa dire oggi, resilienti, ma insomma a far crescere e a rendere robuste le nostre aziende. Questo è l'obiettivo. Allora, per fare questo, noi abbiamo iniziato un pochettino ad approfondire un semplice metodo che vi propongo come spunto di riflessione e che credo possa essere un po' anche una guida per strutturare i ragionamenti che facciamo. Abbiamo deciso di creare un piccolo modellino che usiamo per analizzare le imprese, che si chiama l'impresa 0100. Perché si chiama impresa 0100? Perché alla fine l'azienda vive due tensioni. Quello che una volta i nostri saggi genitori chiamavano necessità e virtù. Necessità cosa dice? E dobbiamo cercare di eliminare i problemi. Dobbiamo cercare di cancellare le aree critiche. Dobbiamo azzerare le aree che si chiamano in inglese pains, i dolori, no? Le sofferenze, le fatiche. Ma oltre alle necessità ci sono le virtù, cioè i gains, quello che uno vorrebbe ottenere, le sue ambizioni, i suoi sogni. L'azienda, non so, vorrebbe crescere in un settore, fare tante cose. Abbiamo sviluppato già abbastanza significativamente uno schema per, quando andiamo nelle imprese, aiutare l'azienda a dialogare, a costruire un po' una visione di quelli che sono i propri pains da azzerare e i propri gains da massimizzare. Ecco perché abbiamo usato la metafora dell'azienda 0100. Innanzitutto uno deve capire quali sono le mie necessità e quali sono le virtù che voglio perseguire. Primo, si può andare a fare un'analisi. Ma a che punto sono io? Se questo è un problema vero e lo voglio affrontare, la prima cosa da capire è a che punto sono. Lo posso fare sia in assoluto, ci sono quelli che si chiamano maturity model, cioè andare a vedere che cosa fanno i best in class e cosa fanno quelli che sono un po' a terra, e io dove sono messo. Qui inizia a prendere corpo quello che si chiama roadmap di innovazione, cioè quali sono i problemi che voglio risolvere o le opportunità gain che voglio prendere. Non è detto che devo essere perfetto su tutto, e poi dipende dall'azienda, dagli obiettivi, dalle tempistiche, dalle possibilità di investimento. Può darsi che non sia interessanti, per esempio, tutte e cinque le dimensioni che ho messo. Tre potrebbero essere interessanti, poi una irrilevante e un'altra invece specifica. Un'azienda mi ha detto: il nostro problema è che abbiamo il digital divide. I tre presenti in Italia sono top class, poi ne abbiamo due che sono molto più indietro e uno all'estero che è un disastro. Qual è il mio problema? È questa disomogeneità fa sì che alla fine mi mancano, per esempio, le informazioni. Quindi vado a fare la fotografia dell'azienda, non ce l'ho. Quindi il mio problema qual è? Il digital divide interno, cioè come faccio a riequilibrare e fare in modo che l'azienda abbia delle capability, se non identiche, quantomeno che mi permettono di lavorare bene insieme. Per quello che abbiamo sviluppato è un po' un modo, e ve lo propongo come stimolo di riflessione, un modo per interpretare e capire come dare senso da un lato e come interpretare quelli che sono i bisogni, le aspettative, le ansie, le ambizioni di un'impresa, per coniugarle poi in maniera corretta e fruttuosa con le possibilità di investimento, le possibilità che sono offerte dalle tecnologie, che a quel punto hanno un senso. Non sono più semplicemente si fa AI perché adesso il grande consulente, non faccio nomi, ha detto che serve l'AI. Cioè, cerchiamo di invece coniugare il giusto bisogno, adesso dico AI per dire IoT, scegliete una delle buzzword che vanno più di moda. Cerchiamo di coniugare quelle che sono le opportunità che sono offerte dalle tecnologie con quelli che sono i bisogni e le dinamiche dell'impresa. Credo che il senso, e forse anche un po' una sfida che propongo agli amici, è quello di far capire come le aziende che hanno successo sono quelle che sono capaci non tanto e non solo di investire perché dobbiamo investire,
ma che sono capaci di analizzare e collegare in maniera organica bisogni, ambizioni, opportunità, investimenti, roadmap di crescita e sviluppo. È un po' da questa integrazione virtuosa di questi concetti che effettivamente poi nascono risultati concreti che fanno crescere le imprese e le rendono più resilienti, diciamo noi, più sane, come si usava dire una volta nelle nostre aziende.